Giuliano Gentilini, allora benvenuto, bentornato, insomma grazie. Sì, bene, bene. Quattro derby hai fatto, poker, dai, raccontami che cosa ti ricordi. Bah, sicuramente quello più emozionante è stato il primo in assoluto, cioè, insomma tutta la città aspettava questo derby in campionato perché ci eravamo già incontrati, Chievo e Verona, magari in qualche amichevole, ci eravamo incontrati l'anno prima in un torneo, però insomma amichevole, c'era il campionato in Serie B ed era bello perché sono state 40.000 persone allo stadio, insomma, poi la partita è finita 1-1, insomma, a noi è andato molto bene perché insomma volevamo confrontarci con una realtà come il Verona, appunto, così ci squadra la città ed eravamo molto contenti, anche perché al ritorno poi abbiamo vinto, quindi è stato ancora più bello, però diciamo che la cosa più bella è stata veramente più emozionante, è stato il primo in assoluto, anche perché è stato fatto alla televisione, insomma, era un evento per Verona ed era la prima volta per Verona ad avere due squadre che secondo me al posto di, come si dice, di augurare il male uno dell'altro, dovrebbero invece augurarsi il bene uno dell'altro, poi la rivalità sportiva ci deve essere perché è giusto che sia così, capito? Però è un bene proprio per la città di Verona che abbia due squadre in Serie A, ci mancherebbe. Senti, voi eravate una strana meteora, no? Questa squadra di quartiere venuta su dalla C, eccetera, e poi addirittura il Chievo farà una strada incredibile. Sai, tutto è nato tanti anni prima, nel senso, il Chievo è un po' particolare perché è proprio una realtà staccata dal resto, nel senso, è veramente, almeno come quando c'ero io, era veramente come una famiglia che ti accoglieva. E prima di andare via o prima che arrivasse qualcuno, insomma, come posso dire, non era così facile che andare via, che veniva, non c'era questo via vai di giocatori, invece, capito, perché era proprio come essere una famiglia e sentivi questa responsabilità, capito, verso il presidente, verso il direttore, verso l'allenatore, insomma, poi c'era molta unione tra noi giocatori e questo secondo me è il segreto del Chievo poi. Sì, che poi devo dirti, da esterno, così trovando riscontro, è bellissimo perché io vi ho chiamati praticamente tutti e tutti avete questa sorta di festa nel ricordare queste cose che vanno anche oltre il calcio, no? Certo, ma è il piacere proprio di perché quando ti senti apprezzato in un posto, ma non apprezzato come calciatore, perché calciatore puoi far bene, puoi far male, dipende da tanti fattori. Il bello è essere apprezzato come persona, capito? Quando tu sei apprezzato come persona, come uomo, e in più fai bene anche a livello sportivo, è il massimo, cioè nel senso il ricordo ti rimane dentro. Infatti per noi tutti i giocatori che adesso hanno smesso, naturalmente, che hanno le loro attività, chi fa così, cioè ogni volta che ci risentiamo è come se fosse passato veramente pochissimo tempo, capito, da quando giocavamo insieme. Certo che io sento che c'hai ancora quella grinta di quando ti vedevo col numero 4 a zannare gli avversari, nel senso sportivo. Vabbè, sì, dai, insomma, quella rimane, nel senso, anche per cercare di trasmetterla soprattutto un po' a questi ragazzi di oggi che magari gli manca proprio questa cosa, in quanto magari hanno sempre tutto, hanno accesso a ogni cosa e hanno un po' meno fame di quella che avevamo noi, sicuramente. Certamente. Senti, un giocatore del Verona che in un derby ti ha fatto dannare, te lo ricordi? Beh, i giocatori del Verona l'anno dopo ci hanno fatto dannare, sì, perché il Verona l'anno dopo è andato in Serie A, c'era Totò De Vitis che è arrivato a mezza palla in area di rigore, ha fatto gol subito. Il giocatore, beh, il Verona insomma aveva dei giocatori che erano veramente a livello nazionale, quell'anno lì erano veramente importanti, cioè basta parlare di Totò De Vitis, un giocatore che ha fatto un sacco di gol, e per non parlare poi di altri che c'erano, Vanoli sulla fascia che andava come un treno, cioè per dire. Però noi nel nostro piccolo ci siamo sempre difesi bene, con le unghie e con i denti, ma ci siamo sempre difesi bene. Gento, ti lascio l'ultima battuta per chiudere un attimo gli occhi e lanciare un messaggio ai tifosi del Chievo Verona che ti stanno ascoltando. Ma innanzitutto li abbraccio tutti quanti, ripeto, perché è sempre un piacere, siamo venuti anche a fare delle partite di beneficenza, il Chievo è sempre un piacere vedere queste persone che sì, sono innamorate del calcio, però ripeto, apprezzano molto la persona, capito? Cioè, questa è la cosa che ti fa più piacere. E poi, nel senso, quindi gli mando un grande abbraccio, gli auguro un buon Natale e un buon anno, soprattutto a tutti quanti, a tutti gli sportivi veronesi, che siano del Chievo, che siano del Verona,
che siano di tutti, perché è una città che a me è rimasta nel cuore, sinceramente, quindi voglio sempre il bene di questa città, che sia da una sponda o che sia dall'altra.